Nella regione più brillante di questa nebulosa incandescente conosciuta come RCW34, il gas viene riscaldato da giovani stelle calde e si espande in modo deciso attraverso zone di gas a temperature minore che lo circondano. Quando l'idrogeno caldo raggiunge il bordo della nube di gas, si lancia fuori nel vuoto, come una bottiglia di spumante quando viene stappata, un processo che prende il nome di flusso Champagne. L'idrogeno è un vero tesoro per i fotografi del cosmo, poiché risplende di un caratteristico colore rossastro tipico di molte nebulose e permette di creare bellissime immagini di forme bizzarre. Guardando al di là del colore rosso si vede però che ci sono grandi quantità di stelle giovani in questa regione, ammassate vicino a stelle più vecchie e massicce al centro, mentre poche si vedono verso la periferia, segno di successivi episodi di formazione stellare all'interno della nube. RCW34 è centrata sulla stella brillante V391 Velorum. Questa nuova immagine è stata scattata dallo strumento FORCE installato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile.